Sai, ho fatto un disco. Ah, bene. È uscito un po' di tempo fa. Però non è che abbia venduto granché, non è che abbia reso granché. Che senso? Boh, mi aspettavo qualcosa di più, insomma. Non è tornato quasi niente. Allora, qui c'è un attimo, forse da chiarire. Parliamo un po' del mercato, del nostro mercato di riferimento. Su Beatport, per fare un esempio, ogni settimana escono 6.000 brani. 6.000 brani a settimana. È evidente che è difficile che tu che arrivi con il tuo primo disco fatto di tanto lavoro, sudore e lacrime, tu riesca ad emergere in questa giungla. È piuttosto improbabile. Sai come fare? Dimmelo perché lo faccio anch'io. È più probabile vincere al Superenalotto. Però considerare il mercato di riferimento, come si svolge, è un buon modo per modulare innanzitutto le proprie aspettative. Pensa a te dall'altra parte. Quando è che acquisti dischi nuovi? Cosa acquisti? Cosa cerchi e cosa trovi? Se te vedi una lista di 100 brani, difficilmente riesci ad ascoltarli tutti, anche soltanto la preview. Quindi vai a pescare o il nome che già conosci, sia dell'artista o dell'etichetta, oppure qualcosa ti colpisce. Non so, per esempio, il colore della copertina. È evidente, facciamo tutti così. In poco tempo te ascolti un numero limitato di cose. Ci sono le chart dei vari generi, ci sono le chart dei DJ. Materiale, quantità esorbitante. Diventa veramente complicato emergere. Soprattutto è bene non aspettarsi troppo da un disco soltanto. È bene cercare di organizzarsi per avere una programmazione di uscite ed una continuità. Allora, comunque, non perdiamoci d'animo. Il primo disco è un passo fondamentale, molto importante. È una grandissima emozione quando vedi per la prima volta il tuo nome negli store. Però è evidente che sei inserito in un contesto veramente veramente ampio e soprattutto siamo in una situazione, in un momento storico in cui i volumi di vendita sono terribilmente bassi. Siamo abituati ad ascoltare un sacco di roba e a non pagare niente, quindi è veramente complicato riuscire a vendere. Il 90% dei dischi non ripaga neanche i propri costi di realizzazione. Il 90%. Capisci? L'obiettivo è entrare nel 10% di questi brani che effettivamente hanno un successo in qualche modo e magari qualcuno ha veramente un successo esorbitante e lì la forbice è ancora più stretta. Cerca di studiare il mercato, cerca di studiare quello che fai a partire da te stesso e anche dai tuoi colleghi più prossimi. Poi, una volta fatto questo, quando hai un'uscita, cerca di organizzare una strategia promozionale, comunicativa per il tuo disco e soprattutto cerca di inserirlo in un contesto ben più ampio. Queste sono le prime fasi fondamentali di fronte ad un'uscita. Non perderti d'animo perché un brano singolo è l'inizio di un percorso. Riesci ad affinare le procedure e a renderlo sempre più efficace, più rapido, più incisivo. Utile sì buttare dischi sul mercato, però non aspettarti chissà che cosa. Serve prima di tutto a te per definire il tuo suono. E per cercare da un primo disco, qualsiasi sia, qualsiasi etichetta esca, a riuscire ad avvicinarti anche ad etichette più importanti, è una cosa molto graduale. L'importante è che pensi prima alla musica, a fare un bel disco. Dopo, vediamo, passo successivo. La carriera di produttore si costruisce giorno dopo giorno, soprattutto nel tempo.